Il titolo di questa assemblea è Il futuro è il nostro impegno. E non può esserci futuro se non si sostiene la crescita delle piccole e medie imprese, che rappresentano l'80% della filiera. Se non si punta ad una rigenerazione in grado di accompagnare la transizione ecologica, se non ci si fida dei compagni di viaggio. Partiamo dal primo dei tre punti, dalle piccole e medie imprese che devono crescere nel rispetto delle regole. Ci troviamo purtroppo in un contesto non facile, caratterizzato da una progressiva riduzione del numero delle grandi imprese e dalla polverizzazione del settore in troppe piccole e medie aziende. Imprese proliferate anche grazie alla mancanza di qualsiasi barriera all'accesso. Per aprire un'impresa con codice Ateco Costruzioni in Camera di Commercio, infatti, basta aprire una partita IVA e questo è il primo muro da abbattere. Per le costruzioni poi c'è stata per anni un'assenza totale di visione strategica e nessuna politica industriale consapevole delle specificità del settore. Abbiamo ora davanti a noi una vera opportunità legata ai lavori del recovery e dobbiamo evitare che le piccole e medie imprese ne siano escluse o peggio danneggiate. Molti dei lavori che saranno messi a terra alla luce di quanto fino ad oggi rilevato hanno unicità di realizzazione per natura e complessità delle opere. Saranno maxi appalti e per farli serviranno indiscutibilmente player dotati di specifico profilo e non potranno essere suddivisi in lotti. Ma per le opere e i progetti che per loro propria natura sono suddivisibili in lotti, ad esempio interventi manutentivi e o implementazione delle infrastrutture esistenti, bisognerà evitare che ci siano accorpamenti surrettizi di nessuna utilità e funzionalità, magari giustificati in maniera superficiale con l'esigenza di rispettare i tempi del recovery. Non è solo un impegno utile al sistema delle piccole e medie imprese, è anche una scelta che abbatte i rischi per il committente pubblico. Concentrando i lavori su pochi player, gli appalti sono ovviamente più legati alla solidità dell'esecutore, ma anche alle difficoltà di avere imprese con le caratteristiche necessarie. La proposta su cui abbiamo lavorato con il Comune di Milano parte da soluzioni già conosciute nell'ordinamento dei lavori pubblici, come ad esempio per le gare di progettazione, dove nella compagine degli offerenti è imposta la presenza di giovani professionisti. È stato possibile renderla operativa grazie alle recenti norme sulla concorrenza nei contratti pubblici, finanziate con le risorse del PNRR e del Piano Nazionale di Coesione, che hanno come obiettivo anche quello di innescare una crescita economica e sociale delle piccole e medie imprese. Nei giorni scorsi abbiamo firmato con il Comune di Milano un protocollo molto innovativo in tal senso, in base al quale si premia la qualità e la responsabilizzazione delle imprese, con l'obiettivo di favorire condotte virtuose e collaborative, capaci di introdurre l'innovazione e di contribuire al perseguimento dell'interesse pubblico anche attraverso la filiera delle imprese coinvolte nel processo costruttivo. Per alcune tipologie di appalti è prevista l'introduzione di criteri premiali proprio per la valutazione delle offerte, criteri che valorizzano la capacità degli offerenti di coinvolgere già in sede di gara come partner le piccole e medie imprese che poi opereranno nella fase esecutiva e nell'effettiva gestione collaborativa della filiera. Vi assicuro che è veramente una grande innovazione su cui lavoreremo ancora con il Comune di Milano per studiare l'uso estensivo degli accordi di collaborazione in materia di appalti pubblici. Rivolgo a tutte le amministrazioni presenti l'appello a far propri i principi e le misure del protocollo, riconoscendo che le piccole e medie imprese, attraverso una distribuzione ottimale delle risorse pubbliche, possono avviare percorsi di crescita che ne rafforzano la competitività, trasformando il proprio modello di sviluppo secondo i principi della digitalizzazione, della sostenibilità ambientale, economica, sociale e dell'inclusività. Parliamo ora invece di ambiente e rigenerazione. Bisogna dare e non togliere al futuro e per farlo abbiamo bisogno di regole diverse, cose di cui abbiamo già parlato. Servono una nuova legge sulla rigenerazione urbana, politiche incentivanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio per il patrimonio esistente, strumenti di pianificazione che permettano una gestione del territorio coerente agli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Fare rigenerazione oggi è molto difficile perché tutti ci muoviamo nel perimetro di una legge urbanistica vigente che ormai ha ben 80 anni. Con un provvedimento sugli standard che è del 1968,
con norme successive parziali, collaterali e stratificate, che costringono privati e pubblico a muoversi in una giungla normativa. L'incertezza sui tempi, inoltre, quando ci si confronta con la burocrazia, sembra essere una variabile inesistente. I tempi lunghi tra progetto e cantierizzazione sono una barriera allo sviluppo della città. Se per realizzare un'opera pubblica ci vogliono mediamente 7 anni, per fare un intervento di rigenerazione urbana 7 anni possono non bastare. Un progetto di rigenerazione immobiliare è sempre un'opera per il futuro e non può svilupparsi in un clima di pregiudizio e in una totale assenza di cultura basata sulla fiducia. Come associazione stiamo proprio lavorando in questa direzione con le amministrazioni. Con il Comune di Monza abbiamo attivamente lavorato sul PGT e con l'amministrazione da poco insediata ci confronteremo sulla rigenerazione urbana. Con il Comune di Lodi abbiamo recentemente stabilito di strutturare un tavolo di confronto permanente sulla rigenerazione. Con il Comune di Milano da più di 7 anni è attivo il tavolo C'è Milano da fare, una piattaforma di confronto tra 11 stakeholder, associazione e ordini professionali della filiera immobiliare, che ha raggiunto ottimi risultati. Siamo in prima linea nei processi di rigenerazione e sappiamo bene cosa funziona e cosa va cambiato. Proprio per questo voglio puntare l'accento su alcune questioni inserite nel decalogo sulla rigenerazione urbana che già come associazione abbiamo presentato lo scorso maggio. Si parla molto di diritti perequati e da oltre un decennio li usiamo a Milano, ma il meccanismo ora si è ingrippato. La manifestazione di interesse del Comune, finalizzata a mettere in gioco i diritti perequati pubblici per equilibrare il mercato e impedire le speculazioni, ha rilevato un disallineamento importante tra domanda e offerta, che va risolto rapidamente e impedito in futuro. Si parla di una nuova disciplina sugli standard urbanistici, ma non di nuovo contesto dinamico della città. Penso ad esempio ai Deor, che occupano spazio pubblico dando valore al territorio, e penso alle auto elettriche, che richiedono di essere caricate in posteggi dedicati. Abbiamo aperto un tavolo di lavoro con il Comune di Milano e presentato una proposta operativa per contemperare nel piano della mobilità la creazione di parcheggi nel sottosuolo e la rigenerazione degli spazi all'aperto lasciati liberi dalle auto. E in tema di mobilità mi auguro che le prossime limitazioni per l'accesso all'area B non siano uno scoglio insuperabile per l'operatività dei cantieri in questa particolare situazione congiunturale. Strettamente connesso al tema degli standard è poi quello delle opere di urbanizzazione a scomputo, che ha creato molti problemi a causa dell'impennata dei prezzi con le gare bandite che andavano deserte. Con il Comune di Milano si stanno rivedendo le convenzioni, ma per il futuro bisognerà assolutamente ancorare l'adeguamento agli stessi meccanismi di prezzo dinamico richiesto per i lavori pubblici. Mi fermo a questi punti, confermando però che per risolvere le criticità è necessario il confronto costante tra le parti. Infatti, l'abbiamo capito tutti ormai, le battaglie sanitarie non funzionano, bisogna farle insieme. Le posizioni meramente difensive generano immobilismo e disinteresse. Il nucleo imprenditoriale locale è un brand attrattivo, perché crea fiducia e non è marginale nelle strategie di rigenerazione. La trasparenza è la base per il confronto. Apro ora un'indispensabile parentesi sul tema rigenerazione per parlare di economia circolare e toccare due questioni che risultano assolutamente strategiche per il futuro della rigenerazione: le bonifiche e gli aggregati riciclati. Che ci sia un serio, molto serio, problema nelle procedure di bonifica è un dato di fatto e grazie a un tavolo specifico, sempre della piattaforma C'è Milano da fare, abbiamo iniziato a condividere i vari procedimenti con tutti i soggetti competenti. Ringrazio infatti Regione Lombardia, ARPA, ATS, Città Metropolitana, Comune di Milano per il proficuo lavoro che stiamo facendo insieme. Speriamo che questo lavoro porti effettivamente a una convergenza sulle azioni di semplificazione da attivare. Altra questione molto critica è legata al recupero dei materiali da demolizione e scavo, che già da tempo segnaliamo come grossa difficoltà del processo di rigenerazione. Il nuovo decreto End of Waste d'agosto ha affossato totalmente l'economia circolare. Denunciamo il blocco dell'accettazione dei rifiuti da costruzione e demolizione da parte dei gestori dell'impianto di trattamento, con conseguente impatti negativi sia ambientali che economici. Denunciamo il mancato utilizzo degli aggregati riciclati del nostro settore con gli impianti strapieni e impossibilitati a lavorare.
A breve partiranno tutti i nuovi grandi interventi di rigenerazione e nei nostri territori siamo già fermi oggi. È una questione prioritaria e bisogna urgentissimamente che il nuovo governo si assuma l'impegno di revisionare il decreto che paradossalmente impedisce il raggiungimento degli obiettivi europei per cui è stato emanato.